Solo applausi ragazzi per questo Monza, solo applausi per un maestro del calcio, Raffaele Palladino, che al primo anno in Serie A ragazzi ha dimostrato di essere un allenatore ragazzi che il prossimo anno potrebbe essere da big, perché ha fatto veramente un miracolo assurdo, prendendo una squadra con 0 punti in 5 partite e ragazzi trascinandola adesso al nono posto a 44 punti, a meno 8 dall'Europa, se proprio vogliamo essere proprio... Vogliamo parlare di tutto, perché Palladino, ragazzi, è un allenatore con le palle, che ha dimostrato, ragazzi, di essere un top allenatore già dopo un anno solo che ha allenato in Serie A. Bravo, bravo, bravo. Bravo, ragazzi, per questo Monza, perché terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Inter e Fiorentina, non banali, non banali. Ragazzi, con lo Spezia, 9 punti su 9 nelle ultime 3, un rilievo di marcia incredibile, agganciano il Bologna 44 all'ottavo posto. Ragazzi, che cazzo vogliamo dire? Una squadra che lottava per la salvezza, ottava, ottava, tanta roba. Tanto di cappello, perché Carlos Augusto ormai c'è poco anche da dire, forse il terzino migliore di questa Serie A, c'è poco da dire ragazzi, un giocatore cioè devastante, su quella fascia è devastante, butta giù qualsiasi cosa, qualsiasi ostacolo, qualsiasi giocatore. Rispetto ragazzi però Kovalenko, mamma mia Kovalenko stasera, io penso che non dormirà per una settimana, si è mangiato due gol fatti. Il secondo è clamoroso, il primo l'ha lisciato, il secondo è clamoroso, ragazzi. Perché lo Spezia approccia bene la partita, ma adesso, ragazzi, mi dispiace anche perché lo Spezia è una delle squadre che simpatizzo di più in Serie A e tifo per loro per la lotta per non retrocedere. Però, ragazzi, è dura, eh. Se il Verona vince, di sopra i 2 punti, eh. Avevamo un vantaggio di 8 o 9 punti, veramente buttati via al cesso. E, ragazzi, entra benissimo in campo lo Spezia, con la voglia di vincere. Cross in mezzo per Kovalenko, ragazzi, non si sa come la liscia, da due passi la liscia. Poi ragazzi, altra cosa sempre per Kovalenko, cross di bastone dalla sinistra, stacco di testa di Shomurodo, sponda perfetta, sempre per Kovalenko, l'ex Atalanta riesce anche in questo caso con 7 metri di porta davanti a tu per tu con Di Gregorio a spararla contro il portiere. Bravo il portiere, ma ragazzi, lì gli ha dato addosso, lì è l'errore del centrocampista, non bravura del portiere, lì è l'errore clamoroso, 7 metri di porta da 4 metri, come cazzo hai fatto a tirargli addosso? Come cazzo hai fatto, voglio saperlo. Una serata horror da dimenticare e da mettere veramente da bruciare questa serata per Kovalenko. E perché ragazzi, se fai 1-0 lì, cambia la partita e la puoi anche vincere. Poi ragazzi, lo Spezia si prova ancora, ma non riesce a trovare il gol. Alla fine, ragazzi, sull'unico tiro fatto, il Monza va avanti. Grande occasione creata dal Monza, sempre dai piedi di Gregorio, che la scorsa partita, ragazzi, ha fatto assist, stavolta. Dal via l'azione, servendo sulla sinistra, mi sembra Churria, che poi la passa Colpani la ritocca proprio per Churria, che ragazzi fa un gol bellissimo da fuori area, una perla clamorosa. Da fuori area prende la mira, calcio sul secondo palo, palo gol, ragazzi, pallone che si infila all'angolino, imprendibile per Dronkowski. E poi ragazzi, il Monza prende fiducia, vuole trovare anche il raddoppio, che però non arriva, con una conclusione di Dani Mota, insieme rovesciata, bravo Dronkowski, e poi anche su Carlos Augusto a negare il gol che però farà a fine partita. Però ragazzi, secondo tempo inizia sempre con lo Spezia in avanti, con Salvatore Esposito, cioè, che ha provato più volte a cercare il gol del pareggio, da punizione, da fuori area, da punizione ragazzi però è riuscito di pochissimo, veramente sfortunato, però lo Spezia si prova a segno finale, l'ultimo quarto d'ora 20 minuti, ma ragazzi non ci riesce, senza da là comunque stasera hanno giocato abbastanza bene, non me l'aspettavo. Perché comunque, però ragazzi, ovviamente non trovano il gol, perché senza i 13 gol su 26 ragazzi, 50% di gol, è veramente clamoroso. E Zola ragazzi si farà sentire, perché adesso devo sperare che stia fuori massimo questa giornata e forse la prossima, perché sono ragazzi è durissima. La prossima ragazzi c'è l'Atalanta al Gewiss, per dire. Poi ragazzi l'ultima azione, Machine, ormai tutta lo Spezia in avanti, serve con un pallone bellissimo di esterno Carlos Augusto, che ragazzi si invola verso la porta, ancora ne aveva non so quante di energia, forse avrebbe potuto giocare un'altra partita. Sinistro bellissimo da fuori area, ragazzi, con Dronkowski che gli era uscito a valanga. Bravissimo lui a leggere che il portiere sarebbe uscito, sinistro ragazzi all'angolino, ovviamente la porta ormai vuota perché Dronkowski era uscito, grandissimo gol di Carlos Augusto. E Monza clamoroso, Spezia ragazzi che sta facendo veramente un disastro e vedremo poi la considererà, forse era così tanto meglio semplice di Gotti come dicevo io, vabbè, vediamo. Vediamo, ci vediamo al prossimo video.